giunta comunale sta adottando, quindi oggi andrà in pubblicazione, la variante al piano demaniale comunale, che nasce da una bozza che noi abbiamo ereditato nel 2018 al nostro insediamento. E quindi su quella bozza si è aperta tutta una fase di confronto sia con i gruppi consiliari e sia con le forze politiche. Chiaramente abbiamo valutato durante questa fase di confronto cioè la corrispondenza di questa proposta alle linee di governo di questa amministrazione e abbiamo convenuto, di partire, da capo. Per cui con il tecnico incaricato abbiamo iniziato tutta una fase di studio prima, quindi del contesto attuale, del nostro arenile, quindi la particolare antropizzazione che caratterizza la parte nord del nostro arenile, il problema, ahimè, dell'erosione. E quindi insomma, sono stati anche questi elementi per insomma, dettare quelle che sono state poi le linee guida della variante del piano demaniale. Quali sono dunque gli aspetti salienti di questo piano? Gli aspetti salienti possiamo raggrupparli intanto la previsione di ridurre la fascia di rispetto che corre lungo tutta la passeggiata, quindi lungo tutto l'arenile, quindi abbiamo ritenuto di arretrare la fascia di rispetto da 10 metri a 5 metri nella parte che va dalla Bambinopoli fino alle Pinete. Abbiamo previsto la possibilità, la facoltà di poter realizzare terrazzamenti in materiale ecocompatibile da utilizzare quindi per l'ombreggio oppure anche per altre attività. Chiaramente questi sono terrazzamenti che vanno in deroga. Chiaramente il tecnico poi ha adottato tutta una serie di misure per metterli in salvaguardia, perché chiaramente non correre il rischio che vengano portati via con le prime mareggiate. Ulteriore elemento è la previsione delle fasce rosa, perché chiaramente abbiamo da una parte la presenza di 16.000 unità abitative, per cui l'amministrazione ha ritenuto di salvaguardare le spiagge libere, proprio perché c'è una richiesta da parte del privato di poter usufruire delle spiagge libere, che nel tratto nord chiaramente implica una maggiore, insomma, sono fortemente occupate, perché poi tolta la parte che viene destinata agli ampliamenti, per cui insomma c'è carenza, diciamo, di spiagge libere nella parte nord, un po' meglio va nella parte sud. Quindi, partendo dal presupposto della presenza di queste unità abitative sul territorio, unita all'esigenza di garantire servizi da parte delle strutture ricettive prive di ombreggio, quindi abbiamo ritenuto di confermare le cosiddette fasce rosa nel piano demaniale, che da 138 metri di fronte avevamo ridotto a 80 metri, poi a seguito di tutta una serie di incontri con le associazioni di categoria, abbiamo ritenuto di reinserire un'ulteriore fascia di 20 metri nella parte, diciamo, vicino alle Pinete, nella parte nord, e quindi arriviamo a un totale di 100 metri di fronte. Poi c'è chiaramente il recepimento di tutte le misure previste nell'ultimo piano regionale del 2015, per cui diciamo che quelle concessioni che vogliono procedere con degli investimenti, quindi rinnovare, reinventarsi, comunque insomma anche nel dimensionamento, no? Perché diciamo il combinato, no, disposto delle norme che prevedono la riduzione della fascia di rispetto a quelle che danno la possibilità di maggiori investimenti nelle proprie strutture, fa sì che insomma, possono anche insomma, avviare questo percorso. E quindi ora con questa adozione si apre un'ulteriore fase che è quella della conferenza dei servizi con le istituzioni sovracomunali e
chiaramente quella delle osservazioni. Conclusa poi questa ulteriore fase, si andrà con l'approvazione definitiva. Noi chiaramente, insomma, speriamo che tutto ciò si concluda per la prossima stagione estiva, in modo da dare questo strumento, che non è dell'amministrazione ma è uno strumento per la città e della città, pronti per la prossima stagione estiva.